Così il Signore sta per consolare Sion. Consolerà tutte le sue rovine. Renderà il suo deserto pari a un Eden. La sua solitudine pare un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Melodia o rumore? Melodia. Questa è stata la parola con la quale oggi, prima di iniziare la giornata, mi sono svegliato. Sento ribadire sempre più spesso nell'ambito cristiano, anche nei momenti di lode e di adorazione, che il Signore ci renda suoi strumenti, come strumenti musicali in grado di vibrare melodiosamente al suo divino tocco. Ma mi chiedo se ciò che dichiariamo risponde realmente a ciò che vogliamo. Questo naturalmente comporta il fatto che dobbiamo decidere di affidarci totalmente a Lui e permettergli di affinarci. Sì, perché quando di nostra volontà decidiamo di essere un suo strumento, dobbiamo pure rammentare che in un'orchestra ogni strumento suonerà quando la composizione musicale dirà che è il tuo turno. E poi ci sono le immancabili pause, tutti fermi e silenzio. Alcune volte, invece, potrebbe capitarti di essere scelto come primo strumento e iniziare a suonare. Oppure suonare in armonia insieme agli altri, dovendo rigorosamente rispettare le note che trovi scritte sul tuo rigo musicale, come gli altri. E devi pure considerare i tempi musicali imposti dall'autore di quello spartito. A me piace pensare che il direttore di quell'orchestra sia il nostro sommo maestro, sì, il Signore, e che lo spartito sia la parola di Dio. Ognuno di noi è come uno di quegli strumenti musicali, diversi, ma tutti importanti per le finalità per cui l'opera è stata pensata e scritta. Insieme, noi, suoi figli, dobbiamo sentirci parte di un'unica splendida orchestra che, non appena accennerà a suonare, produrrà una melodia così gradevole e sublime da suscitare nell'animo di chi ascolta dolcezza e pace, sensazioni che confortano e edificano chi ascolta. Una melodia di suoni, quindi, e non soltanto vibrazioni sonore. Queste ultime possono essere anche semplici rumori in sequenza. Invece, una melodia è la successione armoniosa di suoni con senso compiuto, con una propria intonazione e una cadenza che gli dona carattere e forza. Ora la mia domanda è questa: voglio fare rumore o partecipare alla propagazione della melodia?